nel disobbedire agli ordini della mente. A poco la mente dovrebbe essere educata a obbedire agli ordini dell'anima. Non bisogna obbedire agli ordini della mente. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur diceva che per controllare la mente bisognerebbe prenderla a scarpate molte volte, subito dopo essersi risvegliati e di nuovo prima di addormentarsi. In questo modo si può controllare la mente. Queste sono le istruzioni degli Shastra e chi non le segue è condannato a subire la dittatura della mente. Un altro metodo autentico è quello di attenersi rigorosamente agli ordini del Maestro spirituale ed impegnarsi a servizio del Signore. Così la mente sarà controllata senza sforzo. Se Chaitanya Mahaprabhu ha insegnato a Srila Rupa Goswami, Vamanda Bhamite Koma Bhagyavan Jiva, Guru Krishna Prasade, Paya Bhakti Lata Bija. Quando una persona riceve il seme del servizio devozionale, per la misericordia del Guru e di Krishna, Dio, la persona suprema, comincia la vera vita. Se ci atteniamo agli ordini del Maestro spirituale, per la grazia di Krishna, non dovremmo più servire la mente. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sull'undicesimo capitolo del quinto canto dello Srimad Bhagavatam, intitolato Jada Bharata istruisce la Raugana. Andiamo insieme al verso. La designazione dell'anima, cioè la mente, è la causa di tutte le sue sofferenze nel mondo materiale. Finché l'essere individuale non se ne rende conto, deve accettare le condizioni miserabili di questo corpo materiale e vagare nell'universo in differenti posizioni, sopraffatto dalla malattia, dall'afflizione, dall'illusione, dall'attaccamento, dall'avidità e dall'ostilità. La mente rende schiava l'anima e le dà la falsa sensazione di essere intimamente legata a questo mondo materiale. Saluto a tutti i devoti qui nel tempio e a tutti i devoti e amici che ci stanno seguendo da casa e grazie ai devoti per avermi concesso questa speciale opportunità di poter leggere lo Srimad Bhagavatam insieme ai devoti. Sappiamo che questi testi non sono testi comuni, il Bhagavatam sono le estasi trascendentali, dice la Prabhupada. E se noi ascoltiamo, così come è spiegato nel Bhagavatam, se noi ascoltiamo con un'attenzione rapita allo Srimad Bhagavatam, questo ci permette di legarci fermamente al Signore Supremo. Qui in questo capitolo, che si intitola proprio Jada Bharata istruisce la Raugana, perché questa è la giusta relazione che ci deve essere fra il maestro spirituale e il discepolo. Il maestro spirituale istruisce e il discepolo ascolta. Il discepolo ascolta e fa domande con un'attitudine umile e sottomessa per conoscere la verità. E questo è quello che sta facendo il Re Raugana. E questo è quello che sta facendo il Re Raugana, che sta chiedendo a Jada Bharata, gli sta facendo domande sulla verità assoluta. E infatti in una delle spiegazioni Prabhupada dice che il comportamento di Maharaj, del Re Raugana è esemplare. Dobbiamo prendere esempio da questi testi e dal comportamento di queste anime così elevate e liberate. In questi due versi in particolare si parla della mente, di come è importante controllare la mente e il metodo che viene dato per controllare la mente. Qua Prabhupada dice c'è un'arma con cui si può vincere facilmente la mente, rifiutare di ascoltarla. Questo è il metodo, è molto semplice. Prabhupada dice la coscienza di Krishna è semplice per i semplici e complessa per i complessi. Quando una persona è complessa, quando filtra tutto ciò che arriva, con che cosa? Con la mente.
e quindi diventa complesso. In realtà è semplice. Il metodo consiste proprio nel non ascoltarla, e per fare questo noi dobbiamo esclusivamente ascoltare le istruzioni del maestro spirituale. Qua Jadabharata dice: ora ti prego, cerca di vincere questa mente con l'arma del servizio ai piedi di loto del maestro spirituale e del Signore Supremo. Impegnati in questo compito con tutto te stesso. Cosa vuol dire con tutto te stesso? Vuol dire che noi non dovremmo avere nessun altro desiderio se non quello di servire e soddisfare il maestro spirituale. Questo vuol dire essere discepoli, questo vuol dire essere discepoli del maestro spirituale. Quindi noi come aspiranti Vaishnava, come aspiranti discepoli, dobbiamo seguire queste istruzioni se vogliamo controllare la mente. Altrimenti qual è il risultato di una mente incontrollata? Una sofferenza costante. Perché soffriamo? Perché ci immedesimiamo, pensiamo di essere ciò che non siamo e quindi non sapendo ciò che siamo, non sappiamo neanche cosa ci fa bene e cosa non ci fa bene. E da qui nascono i problemi. Krishna spiega nella Bhagavad Gita, ci dà il grafico della caduta. Ci dice proprio: contemplando gli oggetti dei sensi si sviluppa attaccamento per essi, dall'attaccamento si sviluppa la cupidigia e dalla cupidigia nasce la collera. Prima contemplo l'oggetto dei sensi e poi cosa succede? Che sviluppa attaccamento e quindi una volta che ho sviluppato attaccamento cosa voglio fare? Ne voglio godere. Cosa succede quando voglio godere? Poiché la mia natura non è quella di poter godere, perché non so neanche godere, perché non sono fatto per godere, soffro, frustrazione perché non riesco a godere. Dopo la frustrazione cosa mi arriva? La collera. E dopo quali sono i passaggi successivi? Dalla collera nasce la completa illusione e dall'illusione la confusione della memoria. Quando la memoria è confusa, l'intelligenza è perduta. E quando l'intelligenza è perduta, si cade di nuovo nella palude dell'esistenza materiale. Questo è il grafico. E tutto da che cosa nasce? Qual è il punto principale? Contemplo l'oggetto dei sensi. Da lì parte tutto. E allora come fare a controllare i sensi? Devo controllare la mente, perché i sensi sono assistenti della mente. Per questo devo controllare. Controllare la mente, Prabhupada lo spiega in tante, tante, tante lezioni, in tante spiegazioni. Per controllare la mente, qual è il metodo? Come dicevamo qui, non ascoltarla e fissare la mente su Krishna. Qual è la natura della mente? È ostinata, è turbolenta, prima accetta, poi rigetta, cambia idea costantemente. Qua abbiamo nel capitolo 6 la descrizione: la mente è irrequieta, è turbolenta, è ostinata, è molto forte. Dominarla mi sembra più difficile che controllare il vento, dice Arjuna. E Arjuna non è una persona comune, non è una persona ordinaria. E dice: è più difficile che controllare il vento. Perché la mente è irrequieta e stabile. E quindi Krishna cosa gli risponde? Come devi fare per controllare la mente? Con la pratica adatta e il distacco. Questo è il sadhana bhakti. Bhakti significa impegnare tutti i sensi al servizio del Signore. E qual è il risultato che noi otteniamo se impegniamo i sensi al servizio del Signore? Sono due i risultati fondamentali: che ci liberiamo da tutte le designazioni materiali. E l'altro risultato è che purifichiamo i nostri sensi. Quindi non possiamo controllare i sensi in maniera artificiale. L'unico metodo per controllare i sensi è impegnarli al servizio di Krishna. Qua si parla, questo verso che cita Srila Prabhupada, Guru Krishna Prasade, che è tratto dalla Chaitanya Charitamrita, è molto importante. Perché è molto importante? Perché nella nostra vita spirituale come aspiranti Vaishnava noi dobbiamo sapere che è come se ci fosse un treno che va su due binari, no, due rotaie. Queste rotaie sono rappresentate dalla misericordia del Guru e dalla misericordia del Maestro spirituale e di Krishna. Guru Krishna Prasade, è indispensabile. Noi siamo in questo mondo materiale e finché siamo
condizionati, ossia finché ci consideriamo di essere questo corpo materiale, grossolano e sottile, quindi finché siamo nella mente, questo vuol dire essere sentimentali, sentire con la mente, dobbiamo a volte godere o soffrire delle reazioni delle nostre attività fruitive, ossia delle nostre attività interessate. Interessate vuol dire che io agisco per godere, per un mio tornaconto, o in maniera più allargata per fare in modo che possano godere le persone a me care, per fare in modo che possano godere nella società, fino ad arrivare all'umanità, fino ad arrivare a tutti gli esseri viventi. Ma il principio è sempre lo stesso. Quindi cosa succede? Che io sono in questo mondo materiale, ma se sono sincero, se ho il desiderio, per questo nella nostra vita è spirituale, la base è il desiderio, quello che noi desideriamo, se io ho un minimo di desiderio, Krishna, poiché è nel cuore di tutti gli esseri viventi, ed è l'amico di tutti gli esseri viventi, il migliore amico di tutti gli esseri viventi, lui sa esattamente, lui conosce quali sono i nostri desideri. Se noi sviluppiamo questo desiderio di impegnarci al suo servizio, lui ci fa incontrare chi? Il maestro spirituale autentico. Per questo è indispensabile la misericordia di Krishna e la misericordia del maestro spirituale. Vanno insieme nella vita spirituale del devoto. Per questo qui Jada Bharata dice, con l'arma tu puoi vincere. Questo, ossia puoi vincere questo attaccamento, puoi vincere questa mente con l'arma del servizio ai piedi di loto del maestro spirituale e del Signore. Questo è il metodo. E fai questo con tutto te stesso. Nella Chaitanya Charitamrita, noi domenica incominceremo a leggere il capitolo 22, che è il metodo del servizio di devozione. E c'è un verso molto bello che spiega esattamente, vediamo se lo trovo, che cos'è la sadhana bhakti. Quando si impegnano i sensi nel servizio di devozione trascendentale che ci permette di raggiungere l'amore per Krishna, tale servizio è definito sadhana bhakti, il compimento regolato del servizio devozionale. Questa devozione esiste eternamente nel cuore di ogni essere individuale. Il risveglio di questa devozione eterna è la potenzialità del servizio devozionale realizzata nella pratica. Questo vuol dire sadhana bhakti, vuol dire impegnare tutti i sensi nel servizio devozionale in modo regolato. Per questo è importante avere il desiderio e poi dopo il desiderio c'è la disciplina. E al nostro livello noi dobbiamo essere guidati da un devoto esperto, dal maestro spirituale. Questo è così importante, Guru Krishna Prasada, la misericordia di Krishna, la misericordia del maestro spirituale. Se noi non controlliamo la mente, se noi siamo speculatori mentali, in sanscrito si dice manodharmi, Prabhupada dice, se noi siamo speculatori mentali, noi siamo destinati a soffrire costantemente. E la mente è quella che poi ci farà, che determinerà anche la prossima vita, perché? Perché a seconda dei desideri che coltiviamo in questa stessa vita, poi noi prenderemo un corpo adatto per soddisfare questi desideri. E questa è la misericordia di Krishna. Se io ho una forma umana, ma non mi comporto come dovrei, qual è il risultato? È che nella prossima vita otterrò un corpo adatto che mi permetta di soddisfare quei desideri che ho sviluppato in questa vita. E quindi questo vuol dire essere condannati a soffrire. Qual è il metodo? Per non soffrire e controllare la mente. Finché noi non controlliamo la mente, siamo destinati a soffrire. Rimaniamo sempre a una piattaforma materiale. E qual è la caratteristica della piattaforma materiale? La sofferenza. Nascita, malattia, vecchiaia e morte, questo è per tutti gli esseri viventi. Per questo dobbiamo controllarla la mente. Controllare la mente, l'unico metodo è impegnarla ai piedi di loto del maestro spirituale di Krishna. In questo modo noi possiamo purificare i sensi.
Questo è il metodo, è l'unico metodo, Hare Krishna, è l'unico metodo per purificare i sensi, perché sono proprio i sensi che provocano proprio il nostro coinvolgimento nel mondo materiale. Questo desiderio di voler, godere, di voler controllare, è quello che determina il nostro coinvolgimento nel mondo materiale, è quello che determina il fatto che noi rimaniamo qui in questo mondo materiale. Quindi il metodo parte da controllare la mente, è tutto lì, controllare la mente. Così come Rupa Goswami dice, noi dobbiamo controllare la mente, controllare la parola, controllare la lingua, controllare la collera, controllare lo stomaco, controllare i genitali, è tutto in linea. Perché? Perché se noi controlliamo questo, controllare vuol dire non reprimere, vuol dire avere utilizzarli per uno scopo superiore. Non possiamo controllare i sensi pensando di reprimerli. Così come se c'è una persona malata e le si proibisce per un periodo di mangiare un certo cibo e non ha qualcos'altro da fare, quindi non sperimenta un gusto superiore in un'altra attività, qual è il risultato? Che quel desiderio di godere rimarrà costantemente, e appena finisce la cura, ammesso che riesca a farlo, appena finisce la cura, cosa fa? Riprende subito a mangiare quello che non poteva mangiare. Per questo è importante sperimentare il gusto nel servizio devozionale, e questo gusto non è a buon mercato. Il gusto nel servizio devozionale è un naturale risultato di un impegno sincero ai piedi di loto del maestro spirituale. Noi non possiamo sviluppare Krishna Prema se non ci sottomettiamo al maestro spirituale. Sri Chaitanya ce l'ha insegnato. Quando lui è diventato Sri Chaitanya? Quando non è più stato chiamato Nimai Pandit? Quando si è sottomesso al suo maestro spirituale, a Ishvara Puri. Solo in quel momento ha sviluppato Krishna Prema. Prima non c'era, naturalmente noi sappiamo che il Signor Chaitanya è Krishna stesso e lui viene per insegnarci il metodo, per far vedere a noi come fare, perché quando Krishna ci chiede, così come chiede ad Arjuna, una resa totale e noi siamo incapaci perché abbiamo così tanti attaccamenti, allora Krishna nella sua infinita misericordia si presenta come Signor Chaitanya per farci vedere cosa vuol dire arrendersi e come arrendersi a Krishna, ossia come arrendersi al maestro spirituale. Se c'è questa resa al maestro spirituale, si può sviluppare l'amore per Krishna, si può sviluppare il gusto nel servizio devozionale. In maniera meccanica non è possibile. Perché non è possibile? Perché con una macchina non puoi avere relazioni. Il servizio devozionale è basato su relazioni spirituali. Relazioni spirituali significa agire per soddisfare Krishna, il suo rappresentante. Quindi, come dicevamo prima, come Rupa Goswami ci insegna, se noi controlliamo la mente, se noi controlliamo la parola, se controlliamo la collera, se controlliamo lo stomaco e quindi i genitali, perché è tutto in linea, in questo modo noi possiamo predicare la coscienza di Krishna. Quindi possiamo fare discepoli in tutto il mondo e possiamo diventare dhira, persone sobrie. Perché Rupa Goswami ci dice che puoi predicare in tutto il mondo? Perché noi non possiamo predicare ciò che non pratichiamo. Se noi predichiamo l'importanza del controllo della mente, se noi predichiamo l'importanza del controllo dei sensi, se noi predichiamo l'importanza del controllo della collera, l'importanza del controllo dello stomaco e dei genitali, e noi non pratichiamo questo, la nostra predica non ha valore, è vuota, è arida, sono parole aride. Per questo dobbiamo seguire il metodo. Il metodo è la pratica adatta. Se noi seguiamo la pratica, quindi la disciplina, qual è il risultato? Un naturale, ci distacchiamo dal mondo materiale e ci attacchiamo a Krishna, perché le due cose vanno unite. Noi da una parte e dall'altra qualcuno ci dobbiamo attaccare.
ed è nel mondo materiale. Quante persone vogliono, hanno il desiderio di far parte di un gruppo e nasce un'associazione e questo e quello. Qualunque tipo, purché ci sia questa condivisione, questo poter stare insieme. Perché c'è questo? Perché nel mondo spirituale tutto è basato sulle relazioni spirituali e poiché il mondo materiale è un riflesso distorto del mondo spirituale, anche qua noi ricerchiamo queste relazioni, così come ricerchiamo l'amore verso qualcuno e l'essere amati da qualcuno, perché all'origine, questa è la nostra condizione, questo nostro amore all'origine è presente per Krishna e poi viene contaminato da prema diventa kama, diventa lussuria e tutto perché? Perché non controlliamo la mente. Per questo Krishna dice ad Arjuna, l'uomo deve usare la propria mente per liberarsi, non per degradarsi. La mente è amica dell'anima condizionata, ma può essere anche la sua peggiore nemica, così come stavamo leggendo qui, che può diventare molto nemica. Dice, ma Jada Bharat dice, la mente incontrollata è il più grande nemico dell'essere individuale. E Krishna ribadisce ancora nel verso successivo, per colui che l'ha dominata, la mente è la migliore amica. Ma per colui che ha fallito nell'intento, la mente rimarrà la peggiore nemica. E in un altro punto, Krishna dice ad Arjuna, lo yogi con una mente autodisciplinata riesce a staccarsi dall'oggetto dei sensi. Per questo al nostro livello è importante la disciplina, è importante, seguire le istruzioni del maestro spirituale. Qua Prabhupada ci ha detto, qual è il metodo, qual è l'arma per vincere facilmente la mente? Non dobbiamo ascoltarla. E come facciamo a sapere se è la mente che parla o se è qualcos'altro, no? Oggi c'è molto di moda, vai dove ti porta il cuore, devi sentirlo dall'interno, no? Fai quello che ti senti, e così sarai felice. Quella è la mente. Come facciamo noi a capire che la mente è che non è quello che pensiamo, ossia il nostro vero sé, il nostro io dall'interno che ci parla? Dobbiamo avere qualcuno che sa esattamente cos'è la mente materiale e quindi che come intervenire per controllarla. Dice, ci sono gli psicologi qua, psicofarmaci, c'è tutta una serie di persone. Qual è il loro problema? Che loro non partono dal presupposto che pensano di essere questo corpo materiale. In alcuni casi sottile anche, ma sempre materiale. E quindi, poiché non hanno una conoscenza, chi non ha conoscenza non può, io non posso dare qualcosa che non ho. Non possono aiutarci perché non sanno qual è il problema, non sanno cos'è la mente, chi sono io soprattutto, qual è la funzione. E se io mi rivolgo a una persona che non ha conoscenza, non posso ottenere una conoscenza, soprattutto se io sono malato e vado da un medico che non è medico, che non è autorizzato, che cura potrà darmi, come potrà aiutarmi? È come se, per esempio, il papà di Adikirtan era un medico, questo non fa di Adikirtan un medico. Io che posso andare, dice, dimmi adesso in questo caso che dovrei fare? Perché? Perché non è medico. Quindi come posso io rivolgermi a qualcuno, in questo caso con tutto rispetto verso queste persone che sicuramente si sforzano, però è uno sforzo inutile. Rupa Goswami spiega che è un'attività sfavorevole sforzarsi tanto per un ottenimento materiale. È uno sforzo completamente inutile, loro non hanno la conoscenza, quindi se io sono sincero, per questo si ritorna al punto principale di partenza, quello che determina tutto è il mio desiderio. Se il mio desiderio è sincero, Krishna, che è il migliore amico di tutti gli esseri viventi, lui è l'interno, lui è Paramatma. Quando noi pensiamo al Paramatma, non dobbiamo pensare semplicemente, non so se l'avete vista, all'immagine che c'è del Paramatma, la stampa, quella è la raffigurazione, ma Krishna come Paramatma è realmente presente nel cuore di tutti gli esseri viventi, non è una semplice foto, Krishna lì è presente.
Quindi lui sa meglio di chiunque altro, meglio di noi stessi anche, che dire di tutti gli altri, quali sono i nostri desideri. Noi non possiamo nascondere a Krishna chi siamo. Noi possiamo anche far finta, possiamo anche interpretare delle parti, no? Come quando un attore che va a teatro e interpreta la parte. Noi possiamo anche, fra virgolette, ingannare qualcun altro, ma non possiamo ingannare Krishna e non possiamo ingannare i suoi puri rappresentanti, non possiamo ingannare il maestro spirituale. Per questo il metodo è seguire le istruzioni del maestro spirituale, perché Krishna, cosa fa? Ci aiuta dall'interno, perché è il nostro migliore amico, quindi dall'interno, il maestro spirituale dall'interno, e dall'esterno, come? Col maestro spirituale e con i suoi puri rappresentanti. Questo è il metodo, altrimenti se noi non controlliamo la mente non siamo in grado di agire, come quando Arjuna dice a Krishna: ho perso la calma a causa di tutto ciò, a causa di questi disturbi mentali. E quando uno perde la calma, quando non abbiamo una mente controllata, anche in una frazione di secondo possiamo fare una strage. E tutto parte da una mente non controllata. Per questo Rupa Goswami dice: per essere una persona sobria, per essere una persona che può predicare la coscienza di Krishna, fare discepoli non vuol dire semplicemente essere onorati come maestro spirituale, ma vuol dire, quel verso vuol dire che tutti noi che ci stiamo impegnando in questo servizio, in questo percorso spirituale, noi dobbiamo sviluppare queste qualità, dobbiamo impegnarci a controllare la mente. E qual è il metodo? Fissare la mente su Krishna. Come? Cantando con attenzione: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Noi dobbiamo cantare i santi nomi di Krishna, questo è il metodo. Come? Senza offese. Anche se all'inizio ci saranno sempre le offese, perché siamo contaminati, lo sappiamo, se uno ha un minimo di onestà intellettuale non può non riconoscerlo. Ma Krishna ci dice: pratica, continua a praticare. Se noi continuiamo a praticare, se noi continuiamo a cantare il mantra di Krishna, sforzandoci di evitare le offese, ma questo è importante, prima di recitare i santi nomi, noi dobbiamo ricordarci quali sono le offese da evitare. Qual è la prima offesa? Invidiare, criticare, giudicare un devoto che ha dedicato la diffusione del canto dei santi nomi del Signore. Qual è la seconda? Mettere il nome degli esseri celesti come Shiva e Brahma sullo stesso piano del nome di Vishnu o credervi indipendenti da esso. Qual è la terza? Fare le istruzioni del maestro spirituale. Quarta? Bestemmiare le scritture vediche o gli altri scritti che le sostengono. Quinta? Bisogna immaginare le glorie del Mamanto. Sesta, interpretare i santi nomi del Signore. Settima, compiere coscientemente atti colpevoli, contando sul canto del Mamanta per annullarne le conseguenze. Ottava, considerare il canto del Mamanta di Krishna uno dei riti propiziatori che Veda propongono nell'ambito dell'azione interessata, Karma Kanda. Nona, dare delle glorie del Mamanta agli infedenti e non credenti. Decima, non avere una fede totale nel canto dei santi nomi e rimanere attaccati alla vita materiale anche dopo aver compreso gli insegnamenti del maestro spirituale. Ed è considerato un'offesa anche il canto e la recitazione di sette. Chiunque dica di essere un Vaishnava deve guardarsi attentamente dal commettere queste offese se vuole rapidamente raggiungere il fine desiderato. Krishna prema. Questo è il metodo: cantare il mantra di Krishna sforzandosi di non fare offese. Così possiamo controllare la mente, altrimenti sono destinati a soffrire. E io ringrazio tutti i devoti amici qui nel tempio, tutti i devoti amici che ci seguono da casa, grazie per l'incoraggiamento, grazie particolare ai devoti qui del tempio che hanno permesso che, nonostante la mia non qualifica, mi permettono di leggere questi testi insieme a tutti. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavatam ki jai.
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুনকসরি, হরে হরে বলিতে নয়নে মামেনি। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুনকসরি, হরি হরি বনিতে নয়নে মামেনি। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুনকসরি, হরি হরি বলিতে নয়নে মামেনি।